Andrea Campora, studente del liceo Valtullio di Rimini. Andrea, tu hai cominciato un percorso con il professor Paolo Correggioli, il tuo professore del Valtullio, già quest'inverno, perché avete strutturato delle lezioni sulla cooperativa sociale. Certo. Vi hanno spiegato che cos'è, come funziona, e anche avete fatto un vero e proprio gioco di ruolo sulla creazione di una cooperativa sociale. Sì. Me ne puoi parlare? Certo. Allora, insieme al professore Correggioli e al presidente della cooperativa Pietro Borghini abbiamo sviluppato un progetto nel quale noi della classe 4B dovevamo sviluppare delle cooperative sociali in tutto ciò che la cooperativa comprende, nel senso verbali di consigli di amministrazione, bilanci, assunzioni, inserimento nuovi soci lavoratori e tutto ciò che il mondo della cooperativa comprende. Il presidente Borghini è venuto a due lezioni. Nella prima lezione ci ha, diciamo, anticipato e spiegato il mondo della cooperazione e tutto ciò che riguarda la cooperativa La Formica. Mentre invece nel secondo incontro abbiamo analizzato più nello specifico tutti i termini che riguardano anche quello che stiamo studiando, quindi il discorso economico e finanziario riguardo la cooperativa. Come è stato progettare e strutturare una cooperativa sociale vivendola come presidente, come socio, no? Anche se era una finzione, come l'hai vissuta questa esperienza? No, ci siamo divertiti molto, è stato molto costruttivo perché in questo modo riesci a capire bene come funziona ed entrare proprio dentro la cooperativa. Bene. L'altra cosa che ti voglio chiedere è questa: da lì è nato praticamente questo rapporto, hai conosciuto la cooperativa ed è venuta fuori l'idea di fare un'esperienza nel periodo estivo nell'ambito della legge alternanza scuola-lavoro. Esatto. Ecco, quindi tu hai cominciato a metà giugno e hai fatto un vero e proprio lavoro qui in cooperativa, hai strutturato con un orario, sì. Un'esperienza che finirà adesso, alla fine di agosto. Certo. Di cosa ti sei occupato in questi mesi in cooperativa? Certo, allora il mio rapporto con il presidente Borghini è iniziato durante lo stage di febbraio, che era uno stage di sole 3 settimane. Poi mi è stata fatta la domanda di rimanere per un tirocinio estivo e quindi in questo tirocinio estivo diciamo che ho approfondito quello che in realtà durante lo stage mi sono stato accennato, ho preso piano piano confidenza con il lavoro e ho iniziato a svolgere lavori anche di responsabilità e di archiviazione, contabilità. Adesso rispondo alle chiamate, alle segnalazioni e aiuto la Licia nel settore della contabilità, la Diana nel settore dei mezzi e quindi sto iniziando a prendere responsabilità e fare lavori sempre più impegnativi. Quindi adesso finisce questa esperienza, a fine estate ritornerai a scuola, dovrai fare il quinto anno, no? Certo, se non sbaglio, sì. Il quinto anno. Come continua in questo anno che ti aspetta il lavoro che sta strutturando per voi il professor Paolo Correggioli? Allora, appena rientrati da questo tirocinio dovrò compilare una relazione al professore con tutti gli argomenti e i compiti che mi sono stati assegnati e questi poi saranno sicuramente essenziali, fondamentali per il programma che affronteremo l'anno prossimo, in quanto la maggior parte di questi argomenti li ho affrontati qui in cooperativa, quindi parto già avvantaggiato su molte nozioni e concetti. È possibile che un domani potresti anche scegliere questo come mestiere, di certo. Fare il cooperatore? Non lo escludo per niente. Come lavoro non mi dispiace, anzi il mondo della cooperativa è sereno, si sta bene, c'è un buon clima, quindi tutto è possibile.